Arrivano i primi tre punti della stagione in casa Teramo con la SSD che batte con merito la New Club Villa Mattoni con il risultato finale di 3-1. Una superiorità tecnica evidente sul campo dei biancorossi che hanno mostrato progressi sul piano fisico e del gioco. Dal primo minuto Nikita in coppia con i Cramellà in avanti, trequartista Palumbo. La cronaca, il diavolo parte in avanti, al sesto crea il primo brivido, angolo di Palumbo che attraversa pericolosamente l'area e nessuno è pronto alla deviazione. Insiste il Città di Teramo e all'undicesimo su una respinta della difesa, la conclusione di Cramellà di poco al lato. Si fa vedere il Villa Mattoni un minuto dopo ed è pericolosa. Su angolo la sfera colpisce involontariamente il portiere e poi il palo. Si salvano i biancorossi che al minuto 17 meritatamente passano in vantaggio con Farindolini che al volo di destro infila di prima intenzione il portiere Amatucci. Festa grande in curva per i sostenitori teramani. I locali sono in difficoltà e provano a reagire e al 28esimo, dopo una bella triangolazione, Bozzi chiude la strada a Bizzarri, Luigi. Il Teramo spinge ancora, al 36esimo trova il raddoppio su una gran gol del capitano Ivan Speranza che di sinistro al volo mira all'angolo più lontano e coglie di sorpresa il portiere. Non è finita, al minuto 44 arriva il tris, lo firma Nikita, servito al centro dell'area di sinistro. Il bravo attaccante Lettone non sbaglia e mette in ghiaccio il risultato sul 3-0 alla fine del primo tempo. Nella ripresa la squadra di Settembrini si butta in avanti alla disperata nel tentativo di recuperare lo svantaggio. Al sesto accorcia le distanze sul calcio di rigore per un ingenuo fallo del portiere biancorosso e di Simplicio dal dischetto realizza. Il diavolo accusa un po' di fatica e cala sul piano fisico lasciando spazi in avanti agli avversari che però non sfruttano. E di nuovo il Teramo, pericoloso al 28esimo, la conclusione debole di Palumbo sul fondo e di lì a poco Nikita subisce un fallo in area ma l'arbitro lascia correre. Al 35esimo ci prova di testa ancora l'attaccante Lettone su corner, un difensore devia in angolo. Negli ultimi minuti i biancorossi gestiscono il risultato senza correre grossi pericoli. Finisce 3-1 con la squadra di Pomante che porta a casa la prima vittoria della stagione e va a fare festa al 91esimo con gli oltre 600 tifosi del diavolo encomiabili anche oggi per il loro sostegno continuo alla squadra. Mister, credo ci sia grande soddisfazione, no, per questa prima vittoria in campionato, un risultato già messo al sicuro nel primo tempo. Sì, assolutamente, sono contentissimo per il risultato. Il primo tempo abbiamo fatto un grosso primo tempo dal punto di vista dell'intensità, dal punto di vista tecnico. Siamo stati bravi a sfruttare quasi tutte le occasioni che sono capitate. L'unico rammarico è che più che altro il secondo tempo dopo il gol loro ci siamo un po' spaventati e non dobbiamo farlo, però ci sta perché in questa situazione non è facile sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale, perché anche dal punto di vista fisico siamo un po' calati. Perché esatto, nel secondo tempo la squadra è un po' scesa dal punto di vista fisico, però era anche normale. Ma è normale, però siamo messi bene in campo, abbiamo temporeggiato, è normale che il vantaggio iniziale il vantaggio del primo tempo ci ha avvantaggiato, però non era facile in quella situazione nostra giocare su un campo così pesante, però i ragazzi sono stati bravissimi. Ecco, come ha visto Nikita la sua prima apparizione? Ho detto prima ai tuoi colleghi, ha fatto una grossa partita. Io lo ripeto sempre, per lui non è facile perché sembra un ragazzo che viene da fuori Italia e parla poco la lingua. Piano piano si sta ambientando sempre di più e secondo me partita dopo partita vedrete sempre cose migliori da lui. Vogliamo anche salutare e ringraziare, no, gli oltre 600 tifosi che sono accorsi anche oggi encomiabili e vi hanno incitato dal primo all'ultimo minuto. Ma l'abbiamo ringraziato a fine partita perché loro ci sostengono dalla prima partita, ma noi ci hanno fatto sempre sentire il loro appoggio dal primo giorno che è nata questa società. Noi è normale che ogni vittoria che facciamo la dedichiamo a loro. Sì, vabbè, sapevamo che la partita aveva delle complicazioni particolari. Squadra molto giovane, abbiamo soprattutto sofferto la tensione, il peso della partita, soprattutto nel primo tempo, primi 20 minuti, molto impauriti. Quindi abbiamo concesso terreno e giocate al Teramo che insomma non ha bisogno dei nostri assist per far proprio il risultato. Quindi, però insomma, andiamo avanti a lavorare, abbiamo un cammino lungo davanti e per centrare la salvezza e così faremo. Insomma, già mercoledì giochiamo, quindi dobbiamo ricaricare immediatamente le batterie. Ecco, nel secondo tempo ci avete provato insomma a mettere un po' in difficoltà il Teramo con il calcio di rigore, avete accorciato le distanze, tanta buona volontà poi? Sì, niente, abbiamo messo tanta buona volontà, un po' di paura e timore è andato via e abbiamo fatto subito il gol del 3-1, però poi non siamo riusciti a impensierire ulteriormente e a cercare di riaprire la partita.
Sì, adesso ripeto, mercoledì abbiamo il recupero e poi domenica andiamo a Pianella, quindi tre partite in una settimana. Ripeto, la squadra è molto giovane, quindi ha bisogno di mettere minuti e esperienze sulle gambe per affrontare il campionato al meglio e ottenere i risultati. Alla seconda giornata, quindi non eravamo poi così indietro, però è una cosa che ci fa morale, ci voleva, fa bene al gruppo. Sappiamo che dobbiamo ancora lavorare tanto, abbiamo lavorato bene però fino ad oggi, seppur partiti in ritardo, quindi bene così. Ma guardi, anche lo scorso sabato con il piano della lente, il primo tempo l'abbiamo giocato su ritmi più elevati degli avversari, quindi piano piano andiamo sempre più in condizione, per cui anche i ritmi miglioreranno. Un 10 e lode presente anche ai tifosi oggi, no? Anche qui a Corsi sotto la pioggia vi hanno incitato, insomma li vuole ringraziare lei? Senz'altro, i tifosi sono eccezionali, sono bellissimi. Prima mi confrontavo con altre persone in tribuna che dicevano proprio quello, sono stati bellissimi come sempre, come lo sono stati lo scorso sabato a Montorio. Per cui benissimo, grazie davvero.